Allora abbiamo Mister Tedesco con noi, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il tecnico del buonasera. Mirto Crosia, ben trovato. Ecco, buonasera. Mirto un attimino in difficoltà, non si riesce a ritrovare la vittoria o comunque la continuità di risultati. Sì, questo è vero. Stiamo attraversando un momentino un po' brutto, riusciamo a trovare una via d'uscita, ci stiamo provando settimana in settimana, speriamo di uscirne in questo calvario il più presto possibile. Forse sì, qualcosina manca, siamo già sul mercato, perché quella è la prima cosa. Abbiamo pensato di fare un acquisto almeno di 4 giocatori, perché dei reparti vanno rinforzati. Perché in campo ci vogliono anche gli elementi giusti, e quindi per poterne uscire insieme a tutta la società abbiamo pensato un attimino di inserire 4 giocatori. Sicuramente abbiamo tutta la volontà e l'obiettivo per uscirne, speriamo che questo avvenga presto, insomma. Purtroppo oggi è stata una sconfitta un po', come dire, abbastanza amara, perché magari sarà la differenza pure rete, sarà giustamente, abbiamo incontrato pure una signora squadra. Sì. Niente, accettiamo per il momento questa situazione, cerchiamo di uscirne il più presto possibile, insomma. Mister, è stato cambiato tanto rispetto allo scorso anno, voi siete matricola di questo torneo, quindi sì, l'impatto, sì. Cioè la categoria forse non la conoscete bene, quindi l'impatto avete sottovalutato un po' quello che potrebbe essere, poteva essere l'organico necessario per questo torneo? Ma guarda, sì, è vero, è stato cambiato tantissimo, perché il 90% dei giocatori, diciamo, che sono andati via. Forse non dico di aver sottovalutato la categoria, perché non direi una cosa sbagliata. Pensavamo che magari con questi giocatori, con questi acquisti, avremmo potuto andare avanti, però in effetti ci stiamo rendendo conto che bisogna rinforzare un po' la squadra, ecco, questa è la verità, sì. Nient'altro. Vanno posti dei correttivi. Vincenzo, vuoi chiedere qualcosa a mister? No, sei tu, va bene così. Bene, salutiamo Tedesco e lo ringraziamo per l'intervento, avremo altre occasioni per sentire.